Hold up. Ma bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio della serie su Minecraft. Nello scorso episodio siamo andati nel Nether. Abbiamo trovato i Blaze e... ma niente ragazzi, mi sono portato un po' a casa un po' di roba. Anche tutti i mattoni, 27 verghi di Blaze, eccetera eccetera. Poi io sono andato un po' in miniera giù di sotto a scavare degli altri tunnel. Ragazzi, e ve lo dico subito, ho trovato dei diamanti ragazzi, i diamanti che sono appunto qua, li ho scavati anche intorno, non mi ricordo quanti sono. Vediamo, 2 3 4 5 in teoria. Vediamo, con 5 diamanti, con il piccone di fortuna dovrebbe essere 3. Esatto, quanti ce ne dà? Vediamo. Ok ragazzi, possiamo avvicinarci. E ce ne è dati, beh, 11 ragazzi. 11 non sono male, non sono male. Dunque, ho trovato solo questi purtroppo, perché se ne avevo trovati di più era diciamo era meglio. Però ragazzi, ci sta, ecco. Questo sarà un episodio tranquillo ragazzi, dove andremo a sistemare un po' il nostro mondo, fare un pochino di cose. E io off camera sono stato anche parecchio fuori a cercare degli Enderman di qua e di là, e li ho trovati, ne ho ammazzati circa 11-12 mi sembra. E comunque mi sono fatto un bel bottino. Allora, vediamo quanto ci vuole per riparare questo piccone. 1, 2. Allora, ce ne vorrebbero 3 per ripararlo al 100%. Dopo altri 3 a craftarne un altro. Ci sta ragazzi, ci sta. Ci sta perché ho riparato questo piccone con fortuna. Perché ragazzi, voi mi avete dato un consiglio, cioè questo consiglio è craftarmi un altro piccone di diamante e metterci ragazzi, non so, efficienza, robe del genere. E madonna santa, qui 1, 2, se non ce la faccio tacco a bestemmiare, che non ho proprio voglia. Dicevo, un altro piccone di diamante ragazzi, perché qui ci metto, non so, efficienza 5 magari se mi capita fuori, e magari non so, indestruttibilità, e fortuna lo usiamo solo quando ci sono dei minerali appunto. Vediamo se abbiamo un saccheggio 3 ragazzi. Nella spada andrebbe benissimo. Vediamo, efficienza 1. Efficienza, filatezza. Efficienza 2, efficienza 1. Dovrebbe fare efficienza 3, no? In teoria, però non so se è così. Efficienza 2, efficienza... proviamo così. È venuto fuori efficienza 2, va bene ragazzi. Comunque noi gli mettiamo sto efficienza 2 per il momento. Per il momento raga. E intanto lo posiamo qua. Ok. E volevo andare a vedere, ovviamente nella spada gli mettiamo anche il saccheggio ragazzi. Vediamo se ce lo dà. Saccheggio 3, 9 di livelli. Porca trota ragazzi. E andiamo a vedere un libro se cosa ci scappa fuori. Se lo incantiamo, attenzione, saccheggio 3, un altro saccheggio, affilatezza e anatema. Per ora ragazzi niente di che. Perciò riportiamo qua tutto al normale. E ci siamo fatti anche l'altro piccone con efficienza. Ok, qua le mucche le ho fatte riprodurre un casino di volte, ragazzi, guardate, cioè ce ne sono veramente tante che tra un po' scappano.
Ok, andiamo via, andiamo via. Ragazzi, non ci sto capendo più niente. Ragazzi, non mi fa neanche più uscire. Via, ok. Siamo usciti off camera. Avevo messo anche ste, diciamo, zucche qua. Non, no. Sì, delle zucche qua le avevo messe, ragazzi, perché volevo, come si dice, appunto, volevo vedere se crescevano o no. Infatti sono appunto cresciute, ragazzi, e questa è una buonissima cosa. Bene, ragazzi, io ho in mente di fare una gran cosa in futuro, tra uno o due episodi, che è dedicata a mio amico, il mio grande amico Tia. Si chiama, il soprannome Tia, dai, io lo chiamo, ecco. Che gli andremo a dedicare, diciamo, una scritta, non so dove, ma penso più o meno che la facciamo sopra sta stalla, forse, no, non lo so, boh, adesso vediamo dove gliela dedichiamo al mio grande amico. Allora, ragazzi, vi faccio vedere che ho trovato sti Enderman, e comunque le Ender per me ne ha dati 11, mi sembra 12, non mi ricordo adesso di preciso, che le ho messe qua a 11, vedete. E ora io andrò a farmene una barra 2 con le verghe, perché, ragazzi, andiamo a cercare la nostra fortezza dell'End. Allora, le qua sono. Comunque, vedete, ragazzi, come vi ho già detto, mi è morto pure il cavallino, ragazzi, perciò io direi di prendermene una di queste e cercarne un altro cavallino, ragazzi, oppure un somarello, perché mi piacciono di più, comunque sia. Allora, per ora ne facciamo una sola. No, com'è che si facevano? Con questi? Perché se si fanno con quelle non sto a sprecare le verghe, perché ce le ho già di sotto. Andiamo a vedere, ragazzi. Lo so che l'episodio questo durerà all'incirca, boh, non so, un pochino di più degli altri. Comunque spero che la serie di Farming 17 vi stia piacendo. Sì, eccoci qua. Spero che vi piaccia, ragazzi, perché sì, ecco, dai. Perché mi fa molto piacere se voi guardate i miei video, perché io ci tengo, ecco. Allora, intanto noi andiamo su e andiamo a lanciare una cosa, come si dice, una endercotta lì, come cavolo si chiama. Andiamo a vedere in che direzione ci porta, ragazzi. Il cibo ce ne abbiamo più che sufficienza, possiamo partire. No, anzi, no, non possiamo partire, perché, ragazzi, io direi che un letto di portarcelo dietro. Ci portiamo questo della nostra cameretta, ragazzi. Eccoci qua, questa è la nostra mappa. Vediamo in che direzione dovremo andare in futuro. Quella è la nostra, il nostro puntino. Quindi, ragazzi, andiamo verso l'infinito e oltre nel mondo di Minecraft. Mangiamo, ragazzi, siamo pronti. L'arco ce l'ho, le frecce ce le ho, intanto è infinità. E non mi ricordo io come cavolo si fa a lanciarla. Qua, ragazzi, mi ci porta qua. Qua, ragazzi, ci porta. Qua non è che ce l'ho sotto casa, veramente. Vediamo. Dov'è? Qua, ragazzi. Poi. Vediamo. Qua, ragazzi, ci sta portando. Vediamo. Vediamo dove ci porta, attenzione. Ma, boh, non, sinceramente io questa roba qua non l'ho mai fatta, perché, ragazzi, vi devo dire la verità, è da circa 5-6 anni che ho Minecraft e nell'Ender non ci sono mai andato. Voi lo so che non ci crederete mai, però è così. Dove sta andando? Qua.
Poi ragazzi, non so, ditemi se lo sto facendo bene, perché non ne ho proprio idea. Ecco, si è rotto, no. Madò, ragazzi, però se io... Io direi di fare un buco qua, ragazzi, andarla a prendere un po' di virgine, sì, perché se no... Dopo è un casino bestiale, perché se mi si rompono durante il viaggio, dopo mi scoccia, ecco. E dopo dovrei cercare anche degli altri Blaze e degli altri Enderman, ragazzi, per farmi le Enderpearl per aprire poi il portale, ecco. Perché se no non possiamo bugarci all'interno e poter andare nell'End. Dovete sapere, ragazzi, che l'End è una cosa veramente difficile da superare, appunto, perché c'è quel drago e noi lo dobbiamo sconfiggere. Noi lo dobbiamo assolutamente sconfiggere, ragazzi, perché sì, ecco. Prendiamo anche delle altre torci, già che ci siamo, ragazzi. Ragazzi, dai, 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 dai. Ce la possiamo fare. E andiamo verso l'infinito e oltre. Chiudiamo le porte di casa, perché non voglio che entrano dei creeper magari in futuro, che magari noi siamo a cercare la nostra bella fortezza e ci entrano di notte dei creeper. E questo non è per niente piacevole, ragazzi. Non è piacevole! Andiamo, forza! Allora, dov'era il nostro buco che ho fatto? Non me lo ricordo. Eccolo qua. Dove cavolo ci sta portando? Sopra l'albero ci ha portato. Madonna, io quella come faccio a riprenderla? No, boh, c'è anche uno scheletro, sento. E quella tra un po' mi sa che... Eccolo qua, lo scheletro, dove sei? Maligno, vieni qua che t'ammazzo io. Tac. Muori? Ok, no, non è morto. Ah, eccola la cosa. Cazzo, ragazzi, io sto schioppando. Aspettate, ragazzi, però che non voglio schioppare. Guarda che ci sta portando. E io non so dove si deve fermare, cioè come si ferma nel punto preciso. È già andata a puttana. Madonna, ragazzi. Io non so nel punto preciso dove si deve spaccare. Ecco. Quella è andata anche quella, mi sa. Dietro l'albero, no, dai. Ah no, eccola. E comunque, ragazzi, dentro sta foresta è un po' un patire e perciò dovremmo uscire noi. Può darsi che sia anche lontani centinaia, milioni, migliaia di blocchi, comunque la nostra... la fortezza. Dov'è che è caduta? Laggiù. Ok, l'ho ripresa. Vediamo dove ci sta portando. Lungo per di qua. Per di qua. Vai. Grande. Ragazzi, poi non so se sto facendo bene o male. Scrivetemelo nei commenti. Se sto facendo male o bene. E sinceramente io non so neanche dove si deve fermare. Boh. No, nell'acqua. Oh, dai, non fatemi sto scherzo. Madonna, ragazzi. Guardate a me cosa mi tocca fare per andare a cercare un cazzo di portale. È che in tanti punti, ragazzi, rimane bloccata. E è quello il bello. Vedete, si ferma. Boh. Vedete, si blocca, ragazzi. Ah, vuol dire che qui allora. Vuol dire che qui, ragazzi. Si esplode. Proviamo l'ultima, eh. No. Eh sì, è qui, ragazzi. Dovrebbe essere qui sotto, ragazzi.
Io scaverò, ragazzi, una scala lunga e se lo trovo ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, finalmente l'ho trovata, ragazzi, sì. Vai, non era lì nel posto dove avevo scavato, ma era totalmente in un altro posto. Qua non so perché ci siano delle torce, ragazzi, però sono arrivato in questo momento nella nostra, diciamo così, fortezza. Diciamo che questo era il nostro punto, perciò me lo dovrei segnalare bene bene, quindi ci facciamo dei buchi al tondo così, ragazzi, che poi dopo più avanti ritorneremo giù. È molto lontana da casa, ragazzi, ve lo devo dire, molto ma molto 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 lontana, ecco. Quindi ci creeremo un portale, ragazzi, che va nel Nether, mi sembra, robe del genere. Dentro la chest c'è della roba buona. Prendiamola. E questa è rimasta buggata, sta cazzo di torcia. Qua altra roba. Ok, ragazzi, qua c'è un bottone che ci porta. Spacchiamola, anzi, sta porta. Attenzione, attenzione. Qua si dice tutto. Perché c'è tanta di quella roba, ragazzi, che qui mi sa che ci sono anche delle chest nascoste in teoria. Che però non so se ci sono o no, eh. Io qui ste librerie mi sa che me le porto tutte a casa perché ci servono. Ah, eccola, vedi? Potenza 4, ragazzi. Potenza 4. Non so dove me la metterò potenza 4. Dei libri e della carta, raga. Comunque ci saranno, penso, altre ceste da qualche altra parte. Andiamo di sopra, ragazzi, andiamo a vedere che Kaiser c'è. Allora, eccola qua, un'altra. Efficienza 3, impatto 1, buono. Dopo, ragazzi, c'è tutta quest'altra roba qua che io non assolutamente non so cosa farmene. Che mi sa che la lascerò qui, ci ritornerò in futuro a prenderla di quest'altra roba. Niente, direi che possiamo andare di sotto, ragazzi. Se ritrovo la via da dove sono venuto. Io sento della lava, ragazzi, che sicuramente è in questa. Dove, da dove sono venuto, raga? Qua, yes. No, no, vabbè, ragazzi, ormai l'ho sprecata per senza niente. Questa, ci siamo già stati. Attenzione, eccola la stanza, ragazzi. Attenzione, eccola qua. Attenzione, distruggiamo il coso di Silverfish prima che è. Allora, ho 6 Enderpearl. Con 3 di queste ne riusciamo a fare solo 3 purtroppo. E dico purtroppo, ne attiviamo 4, ragazzi. Perciò 1, 2, 3 e 4, ragazzi. Ok, la nostra stanza, diciamo, è stata trovata. Aspettate che la illumino un po', ragazzi. Ho finito le torce. Bene, ce ne sono delle altre. Perfetto. Qua farò anche, diciamo, il portale, ragazzi. Comunque era molto vicino. Chissà Dio perché non l'ho visto. Boh. Sembra strano. Ah, beh, qua c'è la libreria. Qua c'è la stanza. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Se io questa lava qui la chiudo, c'è pericolo che succeda qualcosa? Non lo so, boh. Infatti, ah, ok. Niente, ragazzi, direi che anche per questo episodio è tutto. Aspettate che mi devo aprire le cose e fargli una bella screen alle coordinate, perché, ragazzi, assolutamente non le voglio perdere. Siamo un bordello lontani da casa. Quindi, ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like e ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.